40ª giornata della Serie B, Win mette di fronte al Mecchia il Porto Gruaro di Agostinelli, costretto a vincere per non vedere spegnersi le residue speranze salvezza, e l'Empoli di Aglietti, che si gioca le ultime carte in proiezione playoff. Il tecnico di casa si affida al suo 4-2-3-1 con Altini e unica punta. Quello toscano risponde con il collaudato 4-4-2, con Forestieri e Coralli in prima linea e Nardini e Saponara pronti a stantuffare sulle corsie. Non sono trascorsi nemmeno 180 secondi e gli ospiti vanno subito vicino al gol. Ci prova Musacci su punizione, Furlan spedisce in angolo il primo vero pericolo del match. Sposta del Porto. Cunico imbecca Tarana, il quale però da favorevole posizione non inquadra lo specchio della porta difesa da Pelagotti. In prossimità della mezz'ora, ancora i veneti sugli scudi. Scozzarella su punizione proietta per la testa di Altinier, che complice una deviazione di Stovini conclude di poco alto. Il finale di tempo vede sempre l'11 di Agostinelli protagonista. Cunico ci prova ma non trova la porta al 35esimo. Subito dopo ancora Scozzarella che su punizione mette in out. La risposta empolese è affidata a Forestieri che però conclude tra le braccia di Furlan. I padroni di casa sembrano avere più motivazioni ma il gol non arriva e così la prima frazione va in archivio a reti inviolate. In apertura di ripresa, il Porto prova subito ad accelerare. Tarana controlla male, facendo così sfumare un'azione potenzialmente molto insidiosa per la porta toscana. Al decimo è la volta di Matteo Scozzarella. Il suo pericoloso tracciante finisce a lato per questione di centimetri. Il Porto Gruaro insiste, ma la precisione continua ad essere un optional. Ad un quarto d'ora dal 90esimo, Cunico colpisce male da favorevole posizione. A 10 dalla fine si vede finalmente anche l'Empoli. Conclusione senza troppe pretese di Vinci, che non può minimamente impensierire Furlan. Ben più insidioso è il successivo tentativo di Soriano, che impegna severamente l'estremo difensore, attento a respingere con i pugni. A 4 giri di lancette dal 90esimo, l'episodio che decide la contesa. Fallo di Lanzoni su Coralli, dove indica il dischetto. Coralli impallina Furlan per il sigillo personale numero 17 per il bomber azzurro, che consegna all'Empoli il successo proprio in zona Cesarini. I padroni di casa provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Splendida rovesciata di Espinale, il cui pregevole gesto tecnico avrebbe meritato miglior sorte. Ma subito dopo per Agostinelli piove sul bagnato. Rosso per Gerardi, che viene cacciato da Doveri per reiterate proteste. 3 punti di platino per l'Empoli in chiave playoff. Per il Porto è notte fonda.